Amici di Seili, questa è una diretta particolare, molto spettacolare. State pronti, mettetevi comodi. Italiano Team Race della classe Meteor. Siamo alla Spezia e come vedete siamo nel bacino, si regata praticamente dentro la città con la formula del Team Race, la regata a squadre 2 contro 2 team. Sono 8 in tutto i team, quindi 16 equipaggi. Molto spettacolo, andiamo a vedere, questa è il terzo volo, quindi la terza regata della giornata. È già iniziato il campionato, vi raccontiamo tutto e potete anche andarvi a vedere un contributo con il capo arbitri Eugenio Branca, che è uno dei massimi esperti di team race in Italia, che ci ha spiegato e vi ha spiegato bene cos'è un team race. Siamo nell'ultimo minuto, andiamo a vedere che succede. Tu dimmi quando sparti e io vado, eh? E ti seguo, Fabio. Okay. Siamo nell'ultimo minuto, vedete le coppie. Allora vi dico che i due team che sono in gara in questo che è il terzo match della giornata sono Trieste Caldonazzo. Quando io dico le località intendo le flotte Asso Meteor, perché sapete che l'Asso Meteor è divisa in flotte, quindi la flotta di Trieste esprime questi due equipaggi che sono in regata adesso con le bandiere blu, quindi a poppa delle barche. Vedete che ci sono due barche che hanno bandiere gialle, le vedete inquadrate in questo momento, la 1 e la 2. La bandiera gialla in questa regata identifica la squadra di Caldonazzo, quindi la flotta di Caldonazzo, mentre le bandiere blu indicano le due barche di Trieste. Vedete che però ne vedete tre di barche, perché la quarta sta entrando adesso sulla linea di partenza proprio dalla barca comitato. Ecco qui, data adesso la partenza regolare, e quindi la barca numero 1 del team di Trieste, quindi bandiera blu sul paterazzo. Adesso vi dirò anche i nomi degli equipaggi perché è importante anche andare a conoscere, però vediamo che assolutamente si sono avvantaggiati tantissimo le due barche di Caldonazzo con bandiera gialla che sono partite sul pin, e c'è stato un salto di vento piuttosto forte. Al salto di vento a sinistra c'è stato anche proprio un rinforzo dell'aria al momento giusto, e quindi regata, anzi match di Team Race che parte in netto vantaggio per la squadra di Caldonazzo. Allora, i ragazzi di Caldonazzo, vi leggo gli equipaggi. Intanto vedete che le barche hanno due persone a bordo, quindi regole particolari, ripeto, andate a sentire la spiegazione, l'intervista con Eugenio Branca, che è il capo degli arbitri di questo italiano Team Race, perché vi spiega bene quali sono le regole che contraddistinguono la regata a squadre. Le barche, come vedete, hanno due persone a bordo di equipaggio, si regata a vele bianche, quindi non si issa lo spin, non c'è manovra di tangone, si regata solo con rande e fiocco anche in poppa. Guardate anche il parabordo, che poi è un paraurti più che altro sulla prua. Tutte le prue delle barche hanno questo rinforzo, questo parabordo di gomma per in caso di abbordi. Naturalmente sono regate 2 contro 2, dove si regata molto vicini. Nel briefing del mattino è stato spiegato che ovviamente ogni abbordo e soprattutto ogni contatto va assolutamente evitato, però ciò non toglie che naturalmente in una regata molto accesa come può essere un team race o un match race questo contatto può sempre capitare. I ragazzi di Caldonazzo sono Alessandro Ferrara, che conoscete, il segretario dell'Asso Meteor, che ha in barca Marco Pirolo, e l'altro è la coppia di fratelli Francesco e Marcello Costa, che sono due fratelli palermitani, regatano per Caldonazzo, vi spiegheremo poi perché. Andiamo in boa di Bolina a vedere il passaggio. Sono passati le due barche gialle, prima Avance de Galera e poi Supernova. Queste sono barche fornite dall'organizzazione, anzi noi siamo qui con Davide Sampiero, che è di Lerici, quindi della flotta anche tu di queste parti. Mi piace sottolineare il fatto che sono barche di armatori Asso Meteor prestate per l'occasione a questa regata. Di chi sono gli armatori? Sì, allora Avance de Galera, che in questo momento è primo, è di Roberto Capozza e di Michele Marin, che comunque è una barca che fa tutte le regate del circuito, quindi è una barca, diciamo che sono 4 barche che sono tutte messe molto bene. Certo. Quello che in questo momento è secondo è la barca di Luca Bettanin, che è il capoflotta di Spezia. Quella che è messa in terza posizione è di Andrea Tiberti e i suoi ragazzi. E l'ultima in questo momento è Ita 658, che è del team di Fringuello Mannaro. Fringuello Mannaro, ma che bei nomi che ci hanno sti meteoristi.
Però io voglio dirvi una cosa, adesso questo match sembra, questa regata sembra abbastanza segnata, perché Trieste deve inseguire, Caldonazzo è primo e secondo e quindi terzo e quarto, insomma è difficile davvero immaginare una rimonta. Però la cosa che voglio sottolineare è lo spettacolo di regatare nel bacino, in questo bacino siamo proprio dentro al porto di La Spezia, con le palme della passeggiata Morin, che è uno dei, possiamo dire, proprio dei posti iconici della Spezia, no? Cioè, è la passeggiata di Spezia. È la passeggiata degli spezzini, è il corso della città, quindi la passeggiata Morin e il Molo Italia, che insomma praticamente fa da altra sponda, delimita proprio il campo di regata. Quindi una cosa davvero eccezionale che meriterebbe e magari meriterà nel corso del weekend una cornice di pubblico e di curiosi, perché adesso stiamo commentando un match segnato dove non succede praticamente niente, forse addirittura ci sarà qualche duello in casa, perché vediamo che c'è un mezzo sorpasso di un triestino rispetto agli altri. Allora, ho detto i nomi di Caldonazzo, dico anche i nomi dei due equipaggi triestini, che hanno Max Barrett e Edoardo Brezzar su una barca, e che sono quelli con il numero 1, quindi quelli che girano con la barca che si chiama The Bad Touch adesso, mentre con la barca 2, il team 2 di Trieste, Roberto Mandler e Nevio Nomiz. Questi sono i quattro triestini, i due equipaggi triestini. Il match, come ho detto, è abbastanza segnato, perché dalle immagini di Eugenio Catalani, con adesso vediamo addirittura, prima abbiamo visto la Guardia Costiera sullo sfondo, ancora il Molo Italia, l'inquadratura su Supernova, che adesso è seconda. Avance de Galera può essere che è passato, eh? Sì. Io lo chiamo Avance de Galera perché dico è francese. E comunque a bordo abbiamo pure il presidente, lo vogliamo sentire un attimo? Sentiamolo, dai. Il motivo di questo, allora, è la terza edizione dell'Italiano Team Race. È la terza edizione dell'Italiano Team Race, esatto. E questa iniziativa è nata per far sfidare le flotte fra di loro. Sai che noi abbiamo tanta attività sulle flotte, ma l'unico momento di confronto fra le varie flotte era il campionato italiano. E allora abbiamo messo in piedi questa iniziativa ed ha avuto già un grande successo dalla primissima edizione. C'è tanta competizione, tanto agonismo, ed è una formula molto divertente, come vedremo tutti. Assolutamente. Mario Forgione, tu non sei in regata questa volta, però insomma in qualche modo sei sempre uno degli spiriti innovatori, no, di Assometor da tanti anni, e quindi è vero che il Team Race è una formula spettacolare. Ovviamente adesso stiamo vedendo una regata con molti distacchi, quindi non c'è tanto spettacolo adesso, ma sicuramente in seguito ne vedremo di più interessanti. Le barche adesso, noi siamo sulla linea d'arrivo, quindi verranno a tagliare proprio dove siamo noi, con i due equipaggi di Caldonazzo con bandiera gialla, che si avviano a vincere. Fino adesso, pensate, in tre match, tutte e tre i match sono stati vinti dalla squadra gialla. Ecco che arriva la barca 2 di Caldonazzo con, abbiamo proprio detto, Francesco e Marcello Costa. Allora, vi dicevo, no, lui è Alessandro. Allora qui c'è però è sbagliato team 1 e team 2, perché dov'è Caldonazzo? Alessandro Ferrara, il segretario della classe, e Marco Pirolo sono i due che hanno vinto, poi a seguire Francesco e Marcello Costa. Eccoli qua che passano vicino a noi. Come dici? Ha detto che è meglio, è più contento di questa barca. Un altro passo e arrivano adesso i due equipaggi triestini che ho nominato in precedenza. Sullo sfondo vedete il porto di La Spezia con tutti i travel lift, insomma i lavori. Siamo in un weekend, il primo weekend di luglio, c'è un bel movimento nella città di La Spezia, e c'è tanto turismo, sono barche di noleggio che escono, e c'è tanta gente che va al Parco delle Cinque Terre, però c'è anche questo bellissimo Italiano Team Race di Meteor che vi stiamo raccontando. Tra poco un'altra regata, altri contributi, e poi anche vi invito a vedere un contributo particolare, perché andremo a fare un giro nel Golfo di La Spezia. Quali sono i punti imperdibili di questo campo di regata dove si sta svolgendo il campionato italiano Team Race Assometeor?